a tutti, come state? Oggi unboxing in collaborazione con il sito BBCraft. Vi mostro cosa ho scelto dal sito in collaborazione. Ho scelto 4 prodotti, il pacchettino è arrivato esattamente in 13 giorni lavorativi, quindi velocissimo. È da tantissimo tempo che io collaboro con BBCraft, saranno proprio anni che collaboro con questa azienda, mi sono sempre trovata benissimo. I pacchettini sono sempre arrivati integri, davvero velocissimi, dai 10-15 giorni lavorativi il pacchetto è sempre arrivato. E adesso vi illustro cosa ho scelto per questa collaborazione. Ovviamente, oltre a questo unboxing, seguiranno poi 2 tutorial e vi mostro all'opera i materiali che ho scelto. In descrizione vi lascio il link del sito e anche il link dei vari prodotti scelti. Rieccomi all'interno del pacco. Ovviamente c'è il ricapitolo di tutti i prodotti scelti. Ho scelto esattamente 4 prodotti, di cui uno è un set, e quindi adesso ve li illustro. Il primo prodotto è questo qui, sono 2 gomitoli in fettuccia in acrilica. Questo è il codice, l'ho scelto in questa bellissima colorazione celeste, ma sul sito, se non erro, ci sono anche altre colorazioni. Io l'ho vista un'altra che è sul viola, un viola molto acceso. Ho preferito questa colorazione qui, è davvero molto molto bella. Aspettate che vi mostro, eccola qui. Questa è appunto la fettuccia e questa è adattissima per realizzare delle borse, dei cestini. Ho visto anche dei tappeti realizzati appunto con la fettuccia. Quindi andremo a realizzare qualcosina con questa fettuccia. Sono esattamente 242 grammi, appunto 2 gomitoli. Poi, oltre a alla fettuccia, ho scelto, aspettate che tolgo il kit, ve lo mostro per ultimo, ho scelto questi. Che cosa sono? Ve li illustro perché sono tutti quanti impacchettati per bene, ed eccolo qua, questo è il codice del prodotto, e sono appunto delle basi per realizzare dei cesti. Questi sono fatti appunto in legno, questo è il codice. All'interno sono presenti sia questo qui grande, che se non erro è da 20 cm, e anche questo piccino, che se non erro dovrebbe essere da 15, ed eccoli qua. Questa è la versione piccina, ci sono ovviamente tutti i fori per poterlo lavorare all'uncinetto, questo appunto è il diametro, e poi c'è la versione, questa qui grande, che andrò ad utilizzare io, che è da 20 cm con tutti i fori ed è anche bella corposa, bella spessa. E niente, queste credo che andrò anche a dipingerle, quindi andrò a fare una doppia lavorazione. Questo è il codice, ovviamente sul sito di BBCraft troverete anche altre varianti che vi illustro subito. Un'altra variante oltre a questa qui, che principalmente è per le borse, perché ho visto anche tipo questo genere qui dipinto a mano, e poi ovviamente realizzata la borsa tutto attorno, ovviamente la borsa di forma tonda e con questo centrale. E oltre alla borsa ho visto anche realizzare i cestini, utilizzarlo appunto come base cestino, e vi illustro anche le altre varianti che sono diverse, sono ovviamente ritagliate. Io ho preso quest'altra variante, aspettate che vi illustro, eccola qui. Questo è il codice, come vedete sono tutti quanti imballati perfettamente, e questa è la variante appunto con i ritagli. Questo è il codice, e questo pensavo di utilizzarla, siccome all'interno del pacchettino ne sono presenti 2, pensavo di realizzarne una come coperchio per il mio cestino e l'altra invece da utilizzarla appunto per realizzare una borsa. Quindi svilupperò 2 progettini con questo. Vedete, sono davvero fatti benissimo. Questo appunto, tutte queste farfalline, davvero molto molto bello, e appunto ci sono sempre i fori per lavorarlo all'uncinetto.
questo è il secondo, sono davvero belli, cioè io me lo immagino già tutto bello decorato e dipinto e poi ovviamente andrò a realizzare il mio cestino. Poi ovviamente l'altro andrò ad utilizzarlo più là per fare altri esperimenti, come dicevo prima, per realizzare una borsa. Niente, questi ve li straconsiglio perché sono davvero soddisfatta, sono davvero bellissimi. Poi sono, ripeto, sono belli consistenti e poi vi arrivano tutti belli imballati, quindi non c'è nessun problema per quanto riguarda la spedizione. Infine vi illustro anche il kit. Aspettate che tolgo il pluriball perché dà un po' di intralcio. Il kit che ho scelto è questo qui. Questo è il kit e come vedete c'è la tela canvas. A cosa serve la tela canvas? La tela canvas serve per andare a realizzare diverse cose, come borse, come portamonete, come anche dei tappeti. Serve per realizzare qualsiasi cosa. È un supporto, sopra questo supporto noi possiamo, tra virgolette, ricamare con il cordoncino, con la lana, con qualsiasi tipo di cordoncino. Questo è un set, quindi all'interno è presente tutto l'occorrente per realizzare una borsa. Allora, come vedete, c'è la tela canvas. E poi ovviamente anche il gomitolino che è di una morbidezza assoluta, questo gomitolino, perché è tutto peluscioso, vedete? Non so il termine tecnico, però è stra morbido. È peluscioso, vedete? E quindi verrà una borsa di quelle morbidine. Poi all'interno sono presenti anche questi. Aspettate che tolgo la tela canvas, se no qui non c'entro più nella visuale, dove ci sono tutti gli elementi appunto per realizzare una borsa, in più tutti i vari strumenti che ci occorrono per andare a creare appunto la borsa. Come vedete ci sono due aghi in metallo con la crona, quella lì larga, con la punta ovviamente arrotondata, ce n'è anche uno in plastica di ago. Poi ci sono i fermapunti, ce ne sono esattamente tre. Poi c'è questo cordino, c'è questa targhetta con la scritta handmade. Ovviamente c'è anche la chiusura calamitata per la nostra borsa, che è bella consistente. Io ho messo la crema per le mani, quindi non credo che riuscirò mai ad aprirla. Comunque, fidatevi di me, è una chiusura calamitata. Poi ci sono ovviamente i due anellini che poi ospiteranno la catena, ma volendo possiamo anche realizzare un cordoncino fatto sempre con l'uncinetto e agganciarlo appunto a questi anellini. Però nel kit troverete anche la catena con i due moschettoni perfetti per poter agganciare appunto agli anellini. E poi ovviamente ci sono anche queste due striscioline, se volete appunto andare a decorare ulteriormente la vostra borsa realizzando dei manici oppure una piccola decorazione appunto sulla borsa. Volendo potete creare qualsiasi cosa. Largo, cioè largo l'immaginazione, ecco. E ovviamente la tela canvas, come vedete, c'è sia la tela che un unico pezzo. Aspettate che provo ad alzare la visuale, sempre se riesco, perché ho messo il cavalletto quello lì bassino, quindi non credo che. Eccola qua. Questa è tutta la tela, vedete? È un unico pezzo di tela. E poi ci sono i due laterali, il primo e il secondo, che questi ovviamente dovrò ritagliarli per poi andarli successivamente a ricamare, a decorare. Vi appoggio di nuovo sul piano da lavoro. Sono davvero gasatissima per questo progetto perché è la prima volta che vado a realizzare una borsa con la tela canvas. Spero seguirete il tutorial, seguirete appunto la realizzazione della borsa e anche ovviamente del cestino realizzato con queste splendide basi in legno. Io spero che questi miei
queste mie scelte in collaborazione con BBCraft siano state di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima, ovviamente con i tutorial in collaborazione. Ciao, ciao a tutte!